Una striscia di 5 vittorie, la seconda consecutiva in trasferta, l'FC Bassano 1903 continua a macinare punti. Trovata quella sicurezza che fino a qualche tempo fa ancora mancava, rodati schemi e meccanismi dettati da Mister Maino, i giallorossi cambiano uomini senza cambiare il risultato. E così a Piombino, nella prima domenica in cui Bomber Garbuio non gonfia la rete, ci pensano Scanagatta e Torresana a timbrare per la prima volta il tabellino, assieme a Savio che ritrova finalmente la via del gol. Un 3-0 che non lascia dubbi sull'andamento della gara, anche se l'Uniondese ha venduto cara la pelle. Lo sappiamo che venire a giocare su questi campi, trovi una squadra tra l'altro anche organizzata, una squadra che non molla mai, anche avete visto anche se il 2-0 non hanno mai mollato, come è giusto che sia. E sono queste partite che magari guardi la classifica sembrerebbero facili, invece facile da qua alla fine del campionato non sarà nessuna partita. La strada, si sa, è lunga e sempre in salita perché dietro Sandrigo non molla, sempre fermo a 7 lunghezze sui bassanesi. Oggi però Scanagatta e Torresan possono festeggiare per la loro prima rete in campionato. È tutto merito dei miei compagni che mi supportano e è merito della squadra. Sono veramente felice, sono felice di essermi sbloccato e su una partita così difficile, su un campo così pesante, siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, che è quello che conta.